Ciao ragazze, allora questo vuole essere un video chiacchiereccio, infatti non c'è trucco, non c'è inganno, perché? Perché diciamo che sono 2 annetti che sto su YouTube e ho avuto varie idee scritte su un foglio, mai messe in pratica, poi le ho viste realizzate da altre persone che hanno avuto anche, boh, diciamo, successo e quindi mi rode un po' il detto. E faccio, niente, ho deciso di fare questo video perché è un tema che anche mi è stato chiesto, ma anche a livello personale o comunque di gente a me conosciuta, consigli e domande che si fanno. E quindi niente, ho detto basta, io faccio il video e via. Di cosa tratta questo video? Di come si dice spagnolo? Indipendizzarsi, indipendenza, come si dice in italiano? Insomma, andare via da casa dei genitori, detto in poche parole. Io sono 6 anni, oggi è 4 settembre, il 12 settembre saranno 6 anni precisi che io sono andata via da casa. Che sia scappata, non sono scappata e ho fatto solamente l'Erasmus. Questo lo togliamo di mezzo. Ho fatto l'Erasmus, sono andata via, non sono più tornata. E che dire, quando ti si prospetta una cosa così, la prima cosa a cui pensi, anche diciamo se è solamente l'Erasmus, sai che saranno 2, 3, 4, 5, un anno, insomma, poco tempo. La prima cosa che la maggior parte della gente pensa è: oh mio Dio, sai le feste che faccio a casa? Perché è vero, è questo quello che pensate. Poi la realtà è ben diversa, perché io per esempio a casa mia io ogni tanto, se potevo evitare di fare qualsiasi cosa a casa, giustamente facevo tutto per non fare niente. Però se c'era da lavare i piatti, cercavo di lavarli o se no facevo gli occhioni a papà, li lavava lui. E se c'era da stirare ho stirato, aiutare la mano, che ne so, a pulire il bagno, spazzare, spolverare, pulisci la cucina, lava per terra, insomma, mi dava un po' da fare. Cucinacchiavo non molto e i risultati a volte non erano proprio dei migliori, però ecco, poco a poco comunque poi vivendo da sola o tarangi o magni e quindi insomma adesso mi piace, cucino bene. Comunque, voi pensate che sia tutta una festa andare via a vivere da soli? E non è vero, perché può essere anche una festa all'inizio, soprattutto se magari fate, se siete andate in vacanza e quindi che ne so, magari solo un mese fuori, o un Erasmus di quelli corti, che ci sono anche gli Erasmus estivi di giugno, luglio, agosto. Dici, vabbè, 3 mesi realmente potete anche considerarla come una vacanza, diciamo. Ma se andate via un anno, il primo mese reggete, il secondo mese e il terzo mese o vi mettete sotto o vi mettete sotto. Perché vi renderete conto di dover fare la spesa. E io mi ricordo all'inizio chiamavo i miei, chiamavo mio padre e gli dicevo: papà, senti, le offerte sono queste, questo e questo, l'offerta, il prezzo è buono, che faccio? Che... Io gli do un consiglio per fare la spesa. E a casa mia non avevo mai messo neanche una lavatrice e quindi ho chiamato mamma, mamma, che devo fare? Che ha per tutto, tutto. Mamma, guarda, volevo fare quel dolce lì, come lo faccio? E io che dolci in casa non ne avevo fatti, penso, 2 volte così, ma proprio mettermi io a farli. Poco a poco ti devi dare una mossa. E poi quando arrivano le bollette, ti rendi conto che comunque, cioè, devi scegliere. Che vuoi? Quelle nuovissime scarpe, vabbè, io ancora non ero scarpomane quando sono arrivata qui. Che vuoi? Quel nuovissimo paio, che ne so, i jeans della Levi's, quelli che ai miei tempi andavano quelli con la cucitura a sorta. Oppure ti fai la spesa per il mese intero, soppesi un po'. Io ricordo che al tempo era proprio... Era da non molto che c'era stato questo boom delle borse firmate e ricordo mi piaceva, volevo questa Speedy, la Speedy Louis Vuitton, chi è che non l'ha voluta, dai? E mi ero messa a lavorare
Avevo preso il lavoro part-time da McDonald's appunto perché io dicevo, con il primo stipendio mi compro la Speedy. È arrivato il primo stipendio e ho pensato, questo stipendio sono 2 mesi d'affitto. Li puoi spendere una borsa o ci puoi pagare l'affitto ed essere un po' più leggera durante il mese? Ci ho pagato l'affitto, non li ho spesi per la borsa. No, non ce l'ho fatta. Quando io mi ricordo poi, io sono andata in vacanza, sono venuta in vacanza, venuta, insomma, sono stata in Italia 2 settimane. Quando sono tornata, dopo neanche una settimana, c'era una festa di una cugina della mia amica e compagna d'appartamento, coinquilina, insomma. E ricordo che stavo parlando con il nipote. E io già dopo neanche, cioè dopo 21 anni, io gli dicevo non andare via da casa dei tuoi genitori, non lo fare, se ti salta in mente non lo fare. Il mio consiglio, fatelo realmente, fatelo perché è una grandissima lezione di vita, perché vi rendete conto fino a dove, come cioè proprio crescete in una maniera allucinante, anche se solo 1 o 2 settimane per esempio, e io meno male ho fatto l'Erasmus, ma venivo già ad aver fatto i viaggi dell'INPDAP da poco lì 2 settimane all'estero. Ho fatto il gemellaggio con la scuola. Quando mia cugina è andata prima a Dublino, no, prima a Barcellona e poi a Dublino, io sono stata con lei 2 settimane. Normalmente all'inizio, quando lei si trasferiva, io andavo con lei. Quindi io ho viaggiato, ho fatto esperienze da sola. Io ho preso l'aereo da sola, ho fatto Barcellona, ho fatto Roma, Londra, lo scalo Londra-Dublino, tutto da sola, perché avevo 18 anni, 18, 19 anni, che insomma non tutti l'avevano fatto, se poi proprio da sola tutto il viaggio, io proprio indipendente. Fatelo, se avete l'opportunità, fatelo, viaggiate, 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 fate esperienza di stare fuori più tempo, e gli scambi culturali sono una cosa importantissima. Comunque io mi disvio sempre perché parlo. Quello che volevo dire è che vivere da soli, ripeto, non è assolutamente facile. Ricordo quando ero piccola, dicevo sempre ai miei, perché leggevo il giornaletto di Barbie, e io dicevo ai miei, io a 18 anni me ne vado a vivere con le amiche mie, e mi ridevano. Sono arrivati 18 anni, avevo capito perché ridevano. Dove vai? Anche fino a scuola tra un po', dove vai? Quindi no, non è proprio fattibile come cosa. È dura vivere da soli. Perché devi gestire casa, devi imparare a gestire le tue priorità, perché se quella borsa proprio la vuoi, poi sai che quel mese mangi pasta, olio e parmigiano tutto il mese. Devi imparare a gestire te stesso, i tuoi orari e soprattutto se andate a convivere con altre persone, imparate proprio, non la convivenza, no, proprio la sopportazione, proprio. Potete anche arrivare a un livello di zen allucinante, perché io vi dico, noi a casa siamo cinque, a casa mia famiglia, siamo cinque, siamo mamma e papà e siamo 3 figli. Io ho trovato la camera quando sono venuta qua a Barcellona, sono andata a Cerdagnola dove c'è l'università autonoma, la camera l'ho trovata su internet. Ho chiamato un paio di volte e così, cioè io non avevo visto neanche una foto. Sono arrivata in questo appartamento che era un appartamento vecchiotto. La camera era un buco perché c'era il letto qui accanto un armadio dell'IKEA, quelli a due ante, un Pax di quelli piccoletti. Poi alla fine del letto c'era una sedia con una scrivania e vicino una cassettiera. E la porta non si poteva aprire tutta perché c'era la cassettiera, ma sta cassettiera piccoletta, Quindi questo era il mio appartamento. L'unica finestra dava al balconcino che dava alla chiostra, come si dice, insomma, alla cosa interna, al patio de luces, si dice in spagnolo. Cioè, io abituata a casa mia dove c'è il sole ci fa così, quindi io luce, luce, mi porti lì, stava una bella botta. Nonostante tutto ciò, aggiungiamoci anche il fatto che c'era un solo bagno e lì dentro eravamo in sei. Sei. No, uno, sei. Dicevo, eravamo in sei in quella casa con un bagno solo, però praticamente,
Cioè, a casa con la tua famiglia, no? Se tu te la stai facendo sotto, c'è qualcuno in bagno e magari ti sta lavando le mani, entri uguale. Lì non lo potevi fare, non è che uno si lava i denti, uno si fa la doccia e l'altro va al bagno. No, non lo puoi fare perché siete tutti sconosciuti, ti devi abituare a sopportare le manie delle altre persone perché quelle della tua famiglia magari neanche ci fai caso, no? E poi però invece quelle delle altre persone sono delle cose che per te giganti, che proprio non ce la fai, dici come può essere, che schifo. E poi inizi a prendere anche tu dei vizietti, poi se te ne accorgi quando torni a casa, te ne accorgi che c'hai due vizi, che prima non avevi. Anzi, è bella però oggi, eh. A parte comunque tutto questo discorso dell'emanciparsi, ecco come si dice in italiano, no? Indipendizzarsi, emanciparsi. A parte tutto questo discorso comunque, c'è anche il fattore lontananza da casa, il fattore proprio affettivo. E quella è una delle cose più pesanti perché poi uno si abitua, fa la spesa. Impari a mettere la lavatrice, lavi i piatti, fai questo, fai quello, inizi a cucinare, ti gestisci gli orari che ti devi svegliare alle 3 di mattina per andare al lavoro, insomma, a quello ti ci abitui. L'unica cosa che si fa, che è una delle più pesanti, secondo me, è proprio la lontananza dalla famiglia. Almeno per me, io sono cresciuta in una famiglia in cui il valore, cioè dirò 50.000 volte la parola famiglia, comunque il valore proprio famiglia è molto forte. La domenica al pranzo tutti insieme con nonni, se ci sono qualche gli zii anche, i cugini. Cioè io per esempio io non ho cugini, sono fratelli secondo me, capito? Quindi ti mancano proprio queste cose. Te ne accorgi. Io il primo anno, va bene, quando ero di Erasmus su per giù, allora io sono arrivata qui a settembre, ho fatto una sorpresa a mio fratello, a uno dei miei due fratelli a novembre, e ho preso un biglietto. Mi sono messa d'accordo con una sua amica, mi è venuta a prendere all'aeroporto, siamo andati, e loro stavano in un pub vicino casa a festeggiare. E lì è stata la prima volta nella mia vita in cui io ho pianto di gioia, e cioè voglio dire, erano passati 2 mesi, e capito, quando sono entrata là dentro, cioè mio fratello è rimasto così, e ci siamo abbracciati, io ho iniziato a piangere, ma beh, non me era mai successo, proprio senti un magone, proprio, però è liberatorio, capito, sei proprio, che bello! E poi il giorno dopo, poi sono andata all'altro fratello che si è addormentato. Era stanco, era in macchina, si dava a bussare, tutto rincoglionito. E poi il giorno dopo, allora, a casa non abbiamo detto niente, neanche. Quindi io, mio fratello abbiamo fatto finta che io fossi un suo amico e abbiamo nascosto le mie scarpe e stessi dormendo sul divano questo giorno, quindi ho pure dormito a casa mia sul divano. E poi quando mia madre è andata a svegliare mio fratello, lui è venuto e ha detto, oh, gnappè. Insomma, mi sono svegliata e mamma stava facendo colazione, stava preparando le varie colazioni. Io, mamma! E tutta contenta. E poi bisognava svegliare mio padre. Io sono andata a svegliare mio babbo e mi sono buttata sul lettone. È proprio una gioia immensa. Cioè, quell'anno comunque facevo l'Erasmus e poi sono tornata a dicembre. E poi sono tornata, mi pare che anche a gennaio. A gennaio forse no, però sono tornata a febbraio. A Pasqua, insomma, tornavo quasi ogni mese su per giù, dai. Dopodiché ho iniziato a lavorare e tornavo meno, però facevo ore extra, quindi sono riuscita anche a tornare a Natale, per esempio. Il 24 si lavora, no? Lavorando in un negozio nel centro, rimane aperto, però ho fatto ore extra, quindi il 24 sono tornata. E poi la bella botta che ho ricevuto io è stato che poi quell'anno, nel 2008, è morto nonno. È un'esperienza che ti segna, ti sciocca. E comunque io penso non l'ho mai superata, ancora non l'ho superata. È comunque forte, cioè tu sei all'estero,
Barcellona-Roma sono un'ora e un quarto, un'ora e mezza di volo, non è che è poi chissà quanto tempo, perché dipende da che treno, pure Milano-Roma ci metti così, quindi. E c'è sempre, cioè tu lo sai, no? Però fai finta di niente, dici vabbè, no, non succederà nessuna disgrazia, no, 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 no. Poi però quando ti arriva la telefonata e ti dicono guarda, è successo così così, cioè ti cioè, ricordo proprio, cioè, tipo la camera ha fatto. La mia coinquilina, grandissima amica Ana, te quiero, mamma ha preparato tipo una camomilla, che, cioè una tazza, e ci ha messo tipo dentro tre camomille e una tila, proprio per sedarmi, per tranquillizzarmi. Il giorno dopo sono andata al lavoro con la valigia e. Non ho neanche, cioè sono entrata, c'era il capo, mi ha detto come stai? Io ho aperto bocca, non si va a piangere, me ne sono andata direttamente, avevo già preso il volo e sono stata così una settimanella a casa, E questa è la cosa più grande, è una delle paure più grandi che comunque mi è rimasta tuttora, no? Dopo un'esperienza così, e comunque tutti quanti hanno, se vai all'estero e se succede qualcosa in Italia, che faccio? Che fai? Niente, devi solo sperare che al lavoro siano comprensivi e ti lasciano andare via seduta stante il giorno dopo. Non c'è niente da fare. Cioè, l'unica cosa è che insomma non ci pensi e cerchi di tornare il più possibile. Adesso io quest'ultimo anno col lavoro sul treno, lì è abbastanza duro, no? E non è che potevo fare come prima, magari. Boh, diciamo, scappavo un po' 2 o 3 giorni, li raccimolavo, c'era un ponte e dicevo no, guarda, questo vestito non lo lavoro, quindi mandavo 3-4 giorni, me ne andavo. Io per esempio quando sono andata a maggio sono andata in Italia e io non ci andavo, io a Roma, a casa mia a Roma, io non ci andavo da settembre a Roma. Cioè, voglio dire, non è che sto dall'altra parte del mondo. Cioè, da settembre non andavo a Roma. Era una bella botta, veramente. Vedere, io ringrazio veramente la tecnologia, ci sta aiutando, lo diciamo l'altro giorno, perché uno dei miei fratelli per lavoro era in Russia, e io stavo in Italia adesso ad agosto, e col wifi abbiamo fatto FaceTime, perché lui ha iPhone, io ho un iPhone. FaceTime, e l'abbiamo fatto salutare mio fratello e mia nonna, che mia nonna c'ha 94 anni. E la cosa è che poi mia madre dice: ma tu pensa, quando mio padre è andato in Australia, una lettera ci ha messo 7 mesi per arrivare in Italia. Adesso tu sai, seduta stante, che magari che tuo figlio sta lì, tuo nipote, chiunque sia, e lo vedi al momento. Cioè, questa è una cosa che non ha prezzo veramente. Per chi vive fuori la tecnologia è una salvezza. Io sono molto. Sto sempre su internet, sia il telefono che il computer. E quando mi hanno rubato l'iPhone, cioè io ero depressa. A parte vabbè, l'iPhone crea dipendenza, bla bla bla. Però è proprio un pezzo del mio mondo, capito? Cioè io in qualsiasi parte sto. Io posso parlare con la mia famiglia. Io stavo a Parigi per lavoro. Mi connetto col FaceTime dell'hotel, vedevo la famiglia mia. Cioè, quando Alex mi ha chiesto di sposarci, io il giorno dopo ho fatto FaceTime e l'ho raccontato a tutta la mia famiglia, non potendo andare io là, però, cioè, li ho visto le reazioni, capito? Oh, è una gran cosa per chi vive fuori. Quindi, se volete andare a vivere da soli, pensateci bene. È una bella cosa, è una grande esperienza. Poi adesso, per come sta messa l'Italia, è normale anche che ve ne vogliate andare. Ma restate così bella l'Italia. Vabbè, non venite in Spagna soprattutto, io ve lo dico. Fatelo, però siate consapevoli, coscienti, che non è solamente ah, vivo da solo, che bello, faccio quello che mi pare. No, dietro ci sono tante altre cose. Per esempio, ieri su Facebook ho scritto uno stato, no? Che sem diceva semplicemente che praticamente se io fossi in un telefilm, in quel preciso istante avrebbero citofonato tre amiche, un paio d'amiche, armate di cucchiai e DVD, sarebbero venute su a casa, ci saremmo strafogate il gelato che ho nel congelatore, i barattoli di gelato,
avremmo pianto con i DVD e poi avremmo fatto, come si dice a Roma, fare il cappotto a tagli e cuci proprio a tutti quanti i nostri conoscenti, no? Perché insomma, tra amiche così si fa. E invece, poi ho scritto, invece no, sto a casa da sola, citofona se no la postina ogni tanto, il gelato sta là dentro, il DVD non so, non, ho fatto proprio tabula rasa da quando non sto in Italia, come funziona il DVD, il digitale, tabula rasa, e mi impallino su YouTube. Cioè, sto lì e guardo video. Per me fare video è anche importante perché, boh, vedono un po' come sto anche, no? Anche se sono cazzate, però c'è questo contatto, continuo ad avere un po' questo contatto che il mio babbo mi deve! Cioè, capito? No? Quando avete, se avete, se avete magari affrontate momenti in cui sono depressa, l'amore va male. E così e cosa, quando state in Italia, a casa, comunque c'è qualcuno che vi fa da mangiare, c'è qualcuno che manda avanti la casa, qualcuno anche che magari vi sprona ad uscire, fai questo, fai quello. Quando state da soli, all'estero, perché io dico che all'estero è più difficile fare amici rispetto all'Italia, perché comunque all'Italia trovi sempre un gruppetto di quelli che sono come te, che magari hanno studenti fuori sede, tutto così te lo riesci a fare, c'è l'università, no? È una cosa un po' più. All'estero, per esempio, tu arrivi qui e loro hanno già il gruppo d'amici formato, capito? E per entrare è un po' difficile, e comunque l'amicizia, non so, proprio le stesse amicizie che c'hai da quando sei ragazzina, al paesello, in montagna. Cioè, quindi se poi magari state male, ve la dovete far sbrigare da soli completamente. Oh, è dura, non vi credete che è facile. Ma mi ricordo anche, per esempio, il raffreddore. Io dicevo, mamma, che devo fare per farmi passare raffreddore? Ti fai questo, ti prendi latte e miele, sì, vabbè, ma c'è una medicina? Esiste qualcosa? Perché non c'è. Sono cose, io non ci ho mai pensato a casa, mo sarò stata io. Un po' così, però no, non ci pensi. Una cosa buona, a parte la crescita personale, una cosa buona dell'andare a vivere fuori è che ti rendi conto realmente delle amicizie che hai lasciato in Italia. Perché ci sono amicizie che anche se stai mesi senza parlarti, quando ti parli è come se l'altro giorno vi siete fatti la pizza insieme. E ci sono persone che magari tu il giorno prima, il giorno che vai a salutarle piangono e ti abbracciano e poi le rivedi dopo un mese e mezzo e non è che la storia, diciamo, sì, la relazione è fredda, no, è proprio ibernata, congelata, che non sai più proprio che cosa dirgli. Dopo 6 anni, manco lo dico a fare, cioè proprio, queste persone, ciao, ciao, ma io mi sento anche un po' a disagio perché ricordo tutte le cose che abbiamo passato, no, tutti i momenti e poi la vedi lì. E non sai che dire, è triste, secondo me è triste. Comunque, questo è quanto. Mi vedete in versione fluo perché da ieri ho iniziato a fare Wii Fit. Oh! Perché no, non. Questa è la maglietta sede metropolitana della palestra dove andavo prima. 54-55 euro al mese. Per la Spagna è caro, non so i prezzi in Italia. E qui ci sono palestre da 20 euro al mese che hanno tutto, 30 euro al mese hanno pure piscina, hanno tutto, 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 con la 55 euro al mese. Vabbè, basta, mi sono disiscritta. Quindi, Wii Fit, Balance Board, dai, già mi fanno male gli addominali oggi, domani sarò un catorcio. Niente, se avete avuto voi qualche esperienza di andare a vivere da soli, ma anche 2 settimane all'estero, è una figata fare questi corsi, fateli. Insomma, fatemelo sapere se volete fare un video risposta o che ne pensate voi sull'emanciparsi, su come l'avete vissuta. Siete stati depressi? Io vado e niente, al prossimo video. Ciao!